Il sindaco di Pescara risponde alle repliche dicendo che non è nelle sue competenze quelle di impedire l'arrivo di immigrati, ma è del Ministero. Ma il sindaco di Pescara è bravo a evitare i problemi suoi, i problemi per lui. Ovviamente questo però è un problema per la città. Avere dei migranti ospitati in un albergo in zone turistiche sicuramente crea problemi ai cittadini. I migranti potrebbero tranquillamente essere ospitati nelle caserme o nei conventi, in zone pubbliche libere, vuote, che invece oggi rimangono desolatamente vuote perché i migranti vengono ospitati in alberghi. Il sindaco Alessandrini professa una politica dell'accoglienza per Pescara e parla di nuove politiche integrative dove alcuni immigrati saranno utilizzati anche per lavori di pubblica utilità. Ma pure noi professiamo il verbo dell'accoglienza, pure noi abbiamo un profondo rispetto nei confronti dei profughi, degli immigrati, e noi chiediamo che il sindaco, insieme a chi ha ruoli apicali di governo all'interno della Regione Abruzzo, si faccia carico di trovare strutture idonee ad ospitare i profughi, specialmente in un periodo estivo. Sulla disponibilità data dagli albergatori invece, perché la questione poi è di tutti coloro che hanno aderito. Ma lì ci sono dei bandi di gara. Ci sono delle società, delle associazioni, delle cooperative che partecipano, che fanno anche degli accordi preventivi con le strutture ricettive, quindi sappiamo perfettamente che il sindaco non ha competenza diretta, però siccome è un fatto importante che riguarda la città di Pescara, il sindaco della città di Pescara deve farsi carico anche di cose che non siano di sua stretta competenza, perché deve garantire e deve far sì che Pescara non venga mai, non possa avere nessun documento da nessun tipo di iniziativa.